informazionecattolica.it, altro sito da tenere ben a mente, ogni tanto farci un giro, perché quello che non sentite nei telegiornali e non leggete sui giornali lo trovate proprio su informazionecattolica.it. Il buon pomeriggio a Pietro Licciardi. Grazie Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati. Allora, intanto apro con una nostra intervista allo storico Marco Cimmino sulla destra, questa sconosciuta. Sì, perché in Italia si fa un gran parlare, soprattutto a sinistra, di destra, ritorno della destra, centrodestra, ma pochi sanno cos'è la vera destra e ancor meno sanno che forse una vera destra in Italia non c'è mai stata. Il professor Cimmino ci dice che la destra, più che un movimento politico, filosofico, culturale, è uno stato dello spirito. Più precisamente, Cimmino dice che, leggo, essere di destra è un modo di percepire il mondo e le cose. Sostanzialmente è un atteggiamento dello spirito. Oggi poi l'essere di destra, credo, si sia staccato ancora di più dall'idea dell'emiciclo parlamentare. Non ha più nulla a che vedere né con la destra cavuriana e men che meno con la destra fascista del secondo dopoguerra. Oggi essere di destra forse ci si riavvicina al concetto ottocentesco di Dio, patria e famiglia. Forse essere di destra significa cercare di essere uno scoglio contro la mareggiata della distruzione totale di tutti i valori, la quale, come tutte le rivoluzioni un po' insensate, rischia di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ecco, fine della citazione. Passando ad altro, oggi parecchi intellettuali e non solo sono convinti che le nostre democrazie liberali sono portatrici di valori superiori, meritevoli di essere esportati anche con le armi. Ebbene, il professor Martino Mora ci informa che Ethical Capital Partners, ECP, società finanziaria canadese, ha acquistato Midjack, la società che gestisce la quasi totalità della pornografia online mondiale, come YouPorn e Pornhub. Il principale azionista è un italo-canadese, Rocco Meliambro, che si è arricchito col commercio di droga. Soci e collaboratori di Meliambro, ecco, questo lo diciamo per tutti gli ecumenici pronti a magnificare tutte le altre religioni, meno quella cattolica, sono tutti ebrei, uno dei quali, Salomon Friedman, è dottore in teologia rabbinica. Segnalo poi un mio breve aggiornamento sulla guerra russo-ucraina, dove tutti aspettano la nuova annunciata offensiva di Kiev, che probabilmente non potrà essere risolutiva. Quindi il massacro è destinato a protrarsi ancora per chissà quanto tempo, a meno che non si costringa le parti ad una trattativa. Purtroppo però in questo Occidente, apparentemente governato da tanti cloni del Prode Di Maio, non si vedono statisti in grado di farci uscire dal pantano. Matteo Castagna invece rievoca la figura di Antonio Salazar, figura da riscoprire di politico e cattolico, che governò in Portogallo dal 1936 al 1974. Denigrato come fascista dalla solita sinistra, resse il paese lusitano, scrive Castagna, cristianamente, come se fosse nascosto nella cella di un monaco. Ma la cosa importante è che dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando si profilava la minaccia della penetrazione economica americana, Salazar riuscì a frenare l'aggressione finanziaria del supercapitalismo mondiale. Gian Maria Spagnoletti si sofferma sul fascino discreto e politicamente corretto del migrante celtico. Ecco il fatto. Il 12 maggio l'agenzia ANSA ha riportato che ad Aosta è stato scoperto il tumulo dove è sepolto un guerriero celtico dell'età del ferro. Le analisi effettuate sui suoi resti, in particolare sui denti, hanno evidenziato che il guerriero nacque nella zona dell'attuale Germania, laddove si spostò in età molto giovane. Ed ecco qui il colpo di genio. Secondo l'ANSA, il guerriero celtico era un migrante. Avete presente quelli che arrivano sui barconi? Ecco, il celtico era un migrante. Dopo esservi sganasciati dalle risate, riflettete a quale grado di idiozia
siamo arrivati e con Spagnoletti, che cita Totò, diciamo, ma mi faccia il piacere. Il portavoce di Provita e Famiglia, Jacopo Coghe, ci fa invece sapere che la presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale, certa Michela Cicculli, ha attaccato l'associazione per i suoi manifesti contro l'utero in affitto, che questi manifesti raffigurano un bambino in barattolo con la scritta «I figli non si comprano», dicendo che sarebbero illegittimi in quanto rappresentano la mercificazione del corpo del minore. Qui siamo evidentemente al capovolgimento della verità. La Cicculli, di sinistra civica ecologista, vorrebbe che si comprassero liberamente bambini da donne che affittano l'utero. Ma se dici che il corpo non si compra né si affitta, si mercificano i bambini. Restando in tema di bambini, Angelica La Rosa scrive che il governatore dello stato americano del Montana ha vietato la chirurgia e i trattamenti per il cambio di sesso dei minori. Prosegue dunque decisa la resistenza repubblicana alla follia gender e LGBT, e questa è una buona notizia. Infatti, con l'auspicabile vittoria dei repubblicani alle prossime presidenziali americane, infatti si spera cominci a mancare il terreno sotto i piedi di chi spaccia certe pericolose perversioni e violenze per diritti. E questo avrà ripercussioni anche in casa nostra, dove le minoranze LGBT, sostenute da una sinistra che non ha più argomenti sui quali puntare per la propria sopravvivenza politica e di potere, continuano la loro molesta battaglia per rovinare la vita dei nostri figli e nipoti. Purtroppo non manca il codazzo dei soliti sedicenti cattolici che, non avendo capito nulla del Vangelo, si fanno compagni di strada di ogni squinternato rivoluzionario. È il caso di un asilo tedesco che ha deciso di non permettere ai propri alunni di fare regali per la festa della mamma o del papà, perché la diversità è sempre più importante, dicono loro. La scusa è per dare un esempio di questo e non escludere nessuno. Dall'asilo sostengono infatti che spesso vengono offerti doni stereotipati come fiori per la madre e attrezzi per il padre. Orrore. Ciò esclude una parte della società e non è adatto per tutte le persone, dicono sempre loro. Inoltre, secondo i responsabili dell'asilo, la costellazione formata da padre, madre e figli non è più la norma nelle famiglie di oggi, bontà loro. Per fortuna è intervenuta la diocesi, che ha costretto l'asilo a rettificare, anche se molto infelicemente. Perché? Perché sempre la diocesi ha detto che allo stesso tempo non saranno esclusi altri modelli e realtà di vita. Del resto, che ci si può aspettare dalla Chiesa tedesca ormai eretica e scismatica di fatto? Speriamo che genitori ancora cattolici e sani di mente si affrettino ad iscrivere i figli da qualche altra parte. E con questo chiudiamo le notizie di questa settimana, caro Sammy. Signori, avete sentito una controinformazione bella potente? Vi abbiamo dato un po' di curiosità? Allora tocca a voi adesso ricercare il sito informazionecattolica.it o cercare semplicemente Informazione Cattolica sui social, ad esempio scrivendo Informazione Cattolica su Facebook.